Presidente, il consorzio da lei presieduto si è occupato molto del recupero dell'immobile di Villa Serra. Bisogna partire un po' dal distante, dal 1991-92. Si è partiti recuperando il parco inizialmente, poi successivamente la parte che riguardava l'area spettacoli con il nuovo palco, il restauro della villa Pinelli e Tudor, la foresteria, il viale d'ingresso, il viale di accesso, l'edificio cosiddetto Vaccheria, la nuova rimessa. Poi, altro intervento molto, molto importante e più recente, inaugurato nel 2011, il restauro del cosiddetto edificio Lungosecca, adibito a auditorium e palestra. Il restauro di una porzione del parco come primo lotto e ancora l'edificio degli Arconi e il nuovo ninfeo della Villa Pinelli. Adesso abbiamo, questi sono diciamo dal 92 al 2012 per quasi 8, più di 8 milioni di euro di investimenti, non tutti soldi nostri naturalmente, soldi con finanziamenti regionali e di altri enti, sempre con una parte di nostro cofinanziamento. Ecco, questo è il quadro per quanto riguarda gli interventi di recupero sino ad oggi. Abbiamo recuperato e ricostruito un vecchio edificio, un vecchio rustico a servizio dell'area giochi per i bambini, lo abbiamo adibito a servizi igienici appunto per i più piccoli. E ancora, sempre lavori fatti con finanziamenti regionali, il nuovo punto di accoglienza, la nuova biglietteria che già funziona da qualche mese.